tremante questa creatura. I miei titoli la perseguitavano, cani che la volevano conoscere, ed ella ci pregava la salvezza, e ognuno di noi cosma si mosse. Sola la mia più piccola sorella corre, esaudisce, chiudere la porta, ed ecco che la porta da quei cani è percossa con ogni vitupero, e s'apre contro questa creatura, bocca di frode con parole d'odio, e il parentato può gettarla al branco, ed ella trista presso il focolare piede pietà, che non ne faccia un strazio, ma io stesso l'afferro e la trascino per odio e frode, e trascinarmi sembra il mio cuore di quando era fanciullo, ed ella grida, ed io sopra di lei levo la mazza, e le sorelle piangono, ed ecco dietro a lei, Cosma, con queste pupille, vedo l'angelo che piange. L'angelo mi guarda e piange e tace. Io cado ginocchioni, perdono, chiedo, e per punire questa mia mano prendo di soffocolare un tizio ardente. No, non ti bruciare! Grida la creatura e poi mi dice: oh Cosma, con acque di neve tu ti sei battezzato alba per alba, e tu vecchia conosci tutte le radici che sanano la carne cristiana, e tu senti le cose venir di lontano, ore cent'anni, ore mill'anni, e profonda, profonda è la montagna. Ora io vi chiederò, voi che sentite venire le cose di tanto lontano, quella voce di qual mai lontananza venne e parlò, perché lo disse Alice, e la mi disse: e come pascerai tu la tua mandra se la tua mano ti si inferma, Aligi? E con questa parola ella mi colse l'anima mia di dentro le mie ossa.